Mi chiamo Sara, ho 20 anni, ho un bimbo di 2 anni. Il suo nome è Matteo e non si stacca mai dal suo orsetto di pezza. Abbiamo deciso di partire meno di un mese fa. Lì era un periodo di forte crisi. Se volevamo che Matteo avesse un futuro migliore, dovevamo andarcene. Mio marito era già partito, ci aspettava, diceva che lì la vita sarebbe stata più semplice, che la crisi non c'era. Siamo saliti su quella barca. Sembrava un po' instabile, ma non avevamo tante alternative. Una volta a bordo, ci hanno detto che qualsiasi oggetto o persona fosse caduto in mare, lì sarebbe rimasto. Matteo si è messo a piangere, un uomo gli ha intimato di fare silenzio e quando l'ho difeso mi hanno ordinato di stare zitta. Il viaggio è stato straziante. C'era tantissima gente e a volte mi sembrava di soffocare. Dovevamo dividere acqua e cibo. L'unico conforto per noi era guardare il mare. Spesso dicevo a Matteo: guarda che bello, non sai quante volte da piccola ho cercato di immaginarmelo. Non lo credevo così grande. Papà è sempre più vicino. E se fossi Saira, o Farah, o Isra? E se fossi stata tu?